della divina saggezza a bene dei fratelli, illumina le nostre anime con la luce della verità che viene dalla parola di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Meraviglioso, amore mio, che mi vedi Dio, dandogli la grazia. Impariamo da Lui a essere distributori sempre, ecco, distributori di carità, di comprensione, di servizio, di tutto. Adesso forse ecco, un po' tutti hanno il pane, però tutti hanno bisogno, lo leggevamo nel Vangelo, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amore. L'amore è, diciamo, il dono più grande che possiamo fare, questi pani ce lo ricordino. Allora diciamo prima la preghiera di ringraziamento e poi benediciamo i pani. Mi guida, Signore, nel cammino della vita, noi, tuoi fedeli, che hai nutrito con la parola e con il pane della salvezza, e per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria di Sant'Antonio, concedi di seguire Cristo, buon pastore, di vivere in noi il mistero della Pasqua. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente sia su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Eucaristia, sulle nostre famiglie, sui malati, sui ragazzi, sui giovani, sugli anziani, su tutti. La benedizione del Signore per la intercessione di Sant'Antonio sia anche su questi pani e su coloro che li mangeranno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La messa è finita, andiamo. Andiamo, grazie a Dio.